Amici di Oltre il Novantesimo, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video sui primi 4 ottavi di Champions League, in particolar modo su Real Madrid-Napoli 3-1. Allora, cosa dire? Una partita che per il Napoli era anche iniziata bene, perché dopo circa 10 minuti è passato in vantaggio con un gol di Insigne, un tiro da fuori area che ha sorpreso un mal posizionato Keylor Navas. Dopo il gol, il Real Madrid è iniziato a crescere e ha pareggiato con un colpo di testa di Benzema su cross di Carvajal. Dopodiché le merengues hanno continuato ad attaccare, il Napoli nel primo tempo è riuscito a difendersi abbastanza bene, salvo poi crollare nella ripresa dove nel giro di 5 minuti il Real Madrid ha fatto 2 gol. Il primo, che poi sarebbe il secondo, l'ha segnato con cross, un'azione ubriacante sulla fascia di Cristiano Ronaldo che ha messo la palla al limite dell'area di rigore dove il centrocampista tedesco l'ha colpita e l'ha messa in rete. Il terzo gol poi invece è stato segnato da Casemiro, un tiro al volo dal limite dell'area che è finito all'angolino dove Pepe Reina non è riuscito ad arrivare. Dopo aver subito il secondo e terzo gol a inizio della ripresa, il Napoli non ha più avuto la forza di reagire, una squadra lenta, slegata, senza idee, che sbagliava molto, anche se comunque ha avuto l'occasione per segnare il 3-2 con Mertens. Il Real Madrid invece è rimasto messo bene in campo e non ha praticamente fatto nulla di che, però ogni volta che veniva in avanti e attaccava dava sempre la sensazione di poter far male. Comunque, con questa sconfitta, il percorso del Napoli inevitabilmente diventa più complicato. Nulla è perduto, però le possibilità di passare il turno sono molto molto basse. Io gli darei circa un 15% di possibilità di passare, forse anche qualcosa in meno. Comunque, passando alle pagelle delle due squadre, nel Real Madrid ho dato 5 a Keylor Navas, che è stato mal posizionato nell'occasione del gol e poi non mi ha dato una grandissima sicurezza. 7 a Carvajal, buona prestazione per lui, fornita anche dall'assist del primo gol. 6 agli altri 3, Sergio Ramos, Varane e Marcelo. 7 ai 3 del centrocampo, Modric, Casemiro e Kroos. Modric che come al solito ha dato ordine ed equilibrio al reparto. Casemiro che ha recuperato moltissimi palloni e ha pure segnato un ottimo gol. 7 a Kroos che ha giocato bene e ha anche segnato il gol del 2-1. In attacco invece 5,5 a James Rodriguez. James Rodriguez che continua a non incidere, l'hanno pagato molto quando l'hanno preso 2 anni fa dopo il Mondiale, 3 anni fa scusate, dopo il Mondiale, però al Mondiale giocava anche in una posizione diversa rispetto a quella in cui gioca adesso, quindi è anche un po' normale che stia facendo fatica. 7 a Benzema, ha lottato molto e lavorato per la squadra segnando anche il gol dell'1-1. 6,5 a Cristiano Ronaldo che si è mosso molto, ha corso e ha anche fornito un assist per il secondo gol. Subentrati Pepe 6, Lucas Vazquez, Morata senza voto, allenatore Zidane 6,5. Nel Napoli invece ho dato 6 a Pepe Reina, 5 a tutta la difesa tranne a Koulibaly che prende 4,5, che ha commesso veramente errori su errori in tutti i 90 minuti, poi si è fatto saltare anche in un modo un po' ridicolo da Ronaldo in occasione del secondo gol. 5 Zielinski, 6,5 a Diawara che ha dimostrato una buona personalità, uno dei migliori del Napoli. 5,5 a Damsic ma giusto per l'assist, 5,5 a Callejon, 5 a Mertens che non è entrato in partita, una prestazione negativa per lui. 6,5 Insigne che ha segnato un bel gol. Poi subentrati Allan 5,5, Milik senza voto, allenatore Sarri 5,5. Andando poi a vedere i risultati delle altre partite, il Paris Saint-Germain ha letteralmente demolito il Barcellona per 4-0 con un'ottima prestazione dove Messi, Suarez e Neymar sono stati totalmente annullati dal centrocampo del Paris Saint-Germain da Verratti e Rabiot, autori di una grandissima prestazione tutti e due. Poi una cosa incredibile, è strano però, ogni volta che Ibra va via da una squadra questa vince la Champions. È successo col
con l'Inter che è andato via e l'anno dopo ha vinto la Champions, è successo col Barcellona che è andato via e poi ha vinto la Champions, non vorrei che questa cosa potesse succedere anche col Paris Saint-Germain. Poi il Benfica ha vinto contro il Borussia Dortmund, ho visto solo gli highlights. I gialloneri hanno avuto delle buone possibilità, ma Aubameyang non segnava manco per sbaglio. E poi Bayern Monaco, la mia favorita per vincere la Champions, ha vinto 5-1 contro l'Arsenal. Arsenal che ogni anno agli ottavi di finale si prende la squadra più forte e piglia costantemente la mazzata. Va bene ragazzi, questo era un riassunto dei primi 4 incontri degli ottavi di finale. Fatemi sapere voi come la pensate. Io come al solito vi invito a iscrivervi al canale, a iscrivervi alle pagine Facebook, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!